Ciao a tutti, vi presento Mirko, che è un amico carissimo, che dopo tanto lo rivedo. E Mirko, presentati un attimo, e così tanto per dire chi sei. Sì, mi chiamo Mirko, sono un amico di Valerio e non bevo. No, scherzo. Sono oggi un informatico, certificato Cisco, un paio di certificazioni Cisco in realtà. Lavoro presso un'azienda che sviluppa software e prima lavoravo in BMW, BMW E Italia. prima di studiare Cisco, che facevi, Mirko? Prima di studiare Cisco mi occupavo di amministrazione all'interno di un'azienda che con l'informatica non c'entra niente. Essendo sempre stato un appassionato, giocavo, tra virgolette, con i computer. Cioè avevamo in questa piccola azienda un server, quindi mettevo mani su quel server. Aiutavo un amico nel suo negozio di informatica, ogni tanto andavo lì, qualche piccola installazione, si parlava di Linux, o cose del genere, però non facevo come lavoro l'informatico, comunque non mi occupavo direttamente di informatica, il mio lavoro principale era diverso, mi occupavo di amministrazione, vendita e cose del genere. Poi un giorno è Ah, arrivato Valerio. continua. Un giorno sarà sotto le mie mani. Un giorno cercando di vedere come sarebbe stato un futuro a Londra, mi sono imbattuto in Valerio, che pubblicava post di truffatori a Londra, e parlando con lui, chattando con lui su Facebook, mi ha detto che faceva l'informatico, gli ho detto che io ero un appassionato. Lui mi ha dato qualche consiglio e lì sono approdato sulle certificazioni Cisco. Qualche consiglio ti sei fatto non ricordo da dove tu partisti con la macchina, ma d'estate sei venuto Sì, sì, sì. fino a casa Sì. mia. Da vicino Roma, insomma, da Viterbo. Da Viterbo sono venuto da te e tu mi avevi detto che eri in Italia. Quanti chilometri hai fatto? 500? No, sì, tra andata e ritorno, sì. Tra andata e ritorno, sì. Eh Da sì, eh. Roma a mio paese c'è 400, che te ne sei fatto? Vabbè, Dici sì, vabbè, beh, conta, io sto un pochino Viterbo. più su, sì. Sì, leva Certo. 100 km, ho fatto 300 e Certo. 300. Senti, Sì. ma e com'è stato poi effettivamente poi invece studiare? Allora, per uno che non sa bene l'inglese, studiare il libro è stato inizialmente traumatico. Perché comunque io i libri di Cisco sono completamente in inglese, se non lo parli o comunque non lo sai leggere fai un po' fatica. Io avevo un libro della CCNA completamente in inglese, 1200 maledette pagine, e per il primo capitolo io personalmente ci ho messo una settimana, perché comunque provi a leggere qualcosa, non sai le parole, quindi c'avevo il libro sotto, il computer aperto con Google Translate, un blocco notes dove mi facevo il riassunto di quello che leggevo in modo da sintetizzare un po' i concetti, e un altro blocco notes piccolino dove segnavo le parole che incontravo e me le traducevo lì per lì in modo che poi dopo ero più veloce se le ritrovavo nei capitoli successivi. Dopo la prima settimana che ho fatto un capitolo, la seconda settimana sono riuscito a farli un paio, tre, e poi andavo avanti a un capitolo al giorno, perché poi dopo ero diventato abbastanza veloce. Tranne quando c'era qualcuno che mi faceva domande e quindi tornavo indietro perché capivo di non aver capito. Ricordi che bacchettate. Porca miseria, No, mi ricorderò sempre che. ora io sono severo quando specie che interrogo, però dimmi se torneresti o no a quei giorni. Ma sicuro sì, guarda, io mi sono divertito da morire. C'erano dei giorni che facevo incavolare tantissimo la mia ragazza, perché magari stavamo al mare da lei e sentivo che arrivavano i messaggi e guardavo il cellulare
e cominciavo a borbottare parolacce indicibili in questo video, e lei mi diceva: ma che stai facendo? Io, cioè, Valerio che mi chiede le cose e io non so rispondere, già mi ha mandato non leggere su internet, quindi già ha capito che non lo so. No, mi ricordo le domande, te leggevi sul libro, Mirko, stai leggendo sul libro, te non leggevi sul libro. È vero. Ah, era proprio per dire. Però era divertente, lì abbiamo legato tanto, anche se poi ci siamo incontrati una volta, vabbè, però che c'entra? Però siamo rimasti sempre in rapporto costante, ci siamo sentiti spesso, abbiamo fatto un sacco di risate, mi sono divertito un sacco quel periodo. Anch'io mi sono divertito. Senti un po', e da quel giorno che poi ti sei certificato, hai iniziato a lavorare, come è cambiata la tua vita? Cioè, ovviamente la tua carriera, la tua vita? Beh, la carriera è cambiata radicalmente, perché da quando ho preso la certificazione, tempo forse un paio di mesi, non di più, ho trovato lavoro su Roma, mi sono trasferito a Roma, il primo impiego è stato con un'azienda che lavorava in appalto dentro Alphabet, che è praticamente la società di BMW che si occupa dei noleggi a lungo termine. Ho fatto alcuni mesi là, poi sono stato spostato da lì, sono stato messo dentro una clinica privata di Roma, seguivo tutta la parte di networking, server, Linux, ma non Linux non c'erano là dentro, c'erano Windows, poi c'erano degli SX server con sopra tutte macchine virtualizzate, tutti ridondati, quindi ho cominciato a vedere cose abbastanza professionali, e lì ogni tanto, quando mettevi mano negli switch, messaggino a Valerio: che faccio? Io però... mi ricordo benissimo, ero uscito dalla metropolitana in una delle metropolitane di Londra, che stavo tornando a casa, che mi avevi mandato un messaggio che eri nel panico più totale per uno switch, e io mi ricordo. Mirko, come funziona lo switch Layer 2? E te... Ah, sì, è vero! Ma ti è servita le cose che hai studiato? Sì, assolutamente. E soprattutto dentro BMW, all'inizio in Alphabet, sì, mi è servito tanto, perché poi loro erano partner Cisco, quindi hanno tutto Cisco. E quindi le cose che ho studiato mi sono servite tutte. Soprattutto la comandistica, perché per policy BMW comunque non ha l'interfaccia web, quindi abilitata, quindi non puoi vedere graficamente quello che fai, è solo esclusivamente righe di comando. Sì. Quindi lì mi è servito tanto, mi è servito capire come funziona la rete, anche se poi tecnicamente alcune cose, per carità, passano. Dentro la clinica privata non c'erano switch Cisco, però comunque sapere come funziona una rete e tutto quanto è fondamentale, anche perché poi lì ci avevano dei problemi con alcuni loop, quindi siamo andati un po' a sezionare la rete, a proporre delle modifiche, abbiamo cambiato degli switch che ogni tanto impazzivano e quindi creavano disastri, e quello della telefonata era uno di quei disastri, dove una persona in un hub switch stupido aveva attaccato lo stesso cavo in due punti e mi creava un loop che non finiva mai, e è andata giù tutta la clinica privata, non funzionava più niente, un disastro. Chiaro. Però vabbè. E senti un po'... Continua, scusa. No, poi da lì, grazie anche alle certificazioni, ho preso la seconda certificazione per risolvere un problema su un router VoIP di un'università di Roma. Era il router VoIP di una sede in Sicilia di questa università di Roma, che non funzionava, non gli è mai funzionato la chiamata ai numeri di emergenza, quindi mi sono comprato il libro della CCN, che è, me lo ricordo più, la collaboration, sì, era appena mi ricordo, è vero, me l'avevi detto che stavi studiando la collaboration. Esatto, comprato su Amazon il giovedì, venerdì è arrivato il libro, sabato qui a casa mia, io ero a Roma, sabato sono venuto qui da me, ho preso il libro, studiato sabato notte e domenica, lunedì è andato lì, smanacciato sul router che non funzionava, e risolto il problema.
Lì c'erano stati già altri specialisti che non l'avevano mai risolto, e noi invece... Buono! E dopo c'ero, e ovviamente in 2 giorni avevo letto solo quello che mi interessava. Poi me lo sono letto tutto e mi sono preso la certificazione, il primo pezzo di CCNA Collaboration, quello riguardante voi, che adesso è in scadenza, ma... È anche curioso. No, ora hanno cambiato le certificazioni, puoi prendere quello che ti pare, quindi non c'è più bisogno di seguire tutta la scaletta. Senti un po', siccome, per esempio, molti ragazzi, no? Non solo quelli che seguono qui i video sul canale, che magari possono piacere o non possono piacere, avranno sicuramente dei difetti e avranno sicuramente qualche pregio, ma molti abbandonano perché chiaramente l'inizio è veramente disarmante proprio. Se ti ricordi bene, ti bombardavo, te sei stato veramente una vittima. Sei stato veramente una vittima, giorno e notte, bombardato. Sempre. Però è stato troppo divertente. Cioè, cioè a me mi ha aiutato tanto il fatto che tu mi chiedevi sempre le cose, perché comunque me le chiedevi di continuo, è stato... un massacro, però cioè, era troppo divertente fare sta cosa, e quindi sì. Beh, io consiglio a tutti di farle se hanno la fortuna di avere una persona come te che gli rompe i coglioni giorno e notte. Assolutamente assecondate chi vi rompe i coglioni per studiarlo, perché poi soprattutto in un periodo come adesso, comunque tra lockdown, smart working eccetera, cioè senza infrastruttura network, ragazzi, non si va da nessuna parte, quindi qualcuno che ci mette le mani ci deve essere per ci vuole forza. Sempre cioè qualcuno ci vuole, e il lavoro si trova. Cioè, mi è capitato più di una volta di avere difficoltà a trovare persone che siano qualificate o comunque abbiano la voglia di lavorare nel settore. Sì, ragazzi giovani, eccetera. Ovviamente è chi parte, soprattutto in Italia, non è che guadagna 4.000 euro al mese il primo giorno di lavoro. È normale, bisogna fare un po' di gavetta, si parte da, non so, 1.200, 1.300, adesso non so quanto era lo stipendio base. E poi in Italia piano piano si sale. Sì, chiaramente, insomma, ora l'Italia, noi sinceramente in Italia è tanto che non ci lavoro più, però insomma, non è che... gli stipendi già non sono altri. Ti danno 10.000 euro al mese, in Inghilterra sono altri stipendi, in Ammanta sono altri stipendi, chiaramente, ma certo. In Italia non lo so, ma comunque io ricordo benissimo una sera ero con dei colleghi che ero appena tornato da Newcastle, dove vivevo in Inghilterra, e quando gli dissi sono certificato CCNA, questi mi guardarono con una faccia, sei certificato? Perché non se ne trova tanti, soprattutto in Italia. No, non se ne trova nessuno. No, neanche nessuno. Quindi, te prima di iniziare la registrazione del video, io ti ho chiesto se lo consiglieresti. Te hai detto una cosa riguardante l'università, che poi non ti ho lasciato finire, ma... Sì, che a ricominciare io, mentre avrei cominciato a studiare la certificazione Cisco mentre facevo le superiori, cioè ho fatto un anno di università, poi ho lasciato perché comunque preferivo andare al lavoro, e invece di perdere quell'anno avrei cominciato subito con la certificazione Cisco, ma magari me ne sarei andato a Milano a fare l'università Cisco dall'Accademia, avrei fatto quello, piuttosto avrei fatto le Red Hat, piuttosto avrei fatto altre cose. Ma l'avrei fatta subito, certificatevi sempre, perché comunque le persone non sanno quello che sai. Tu puoi essere il miglior tecnico del mondo, ma se non c'è un pezzo di carta che dice che tu sai fare quelle cose, non vi crede nessuno. Sì, no, di conseguenza... ma soprattutto, come ha detto te all'inizio, smanettavo, sì, cambiavo, facevo, però quando poi la studi certo. La materia, ti rendi conto che non sai niente. Non sai niente nemmeno dopo che l'hai studiata, perché poi dopo ci vuole la pratica, ci vuole l'esperienza, cioè sì, smanacciavo e eccetera, ma se non andavo a studiare che è lo SPF o il BGP o un'altra cosa, ma come fai? Cioè, non lo puoi sapere come funziona. No. Le zone e tutto il resto, non ci arriverai mai. Non puoi dire neanche a indovinare, no. Ma come fai? Non ce la fai, quindi assolutamente sì, certificatevi sempre. Su questo sì. Quindi consiglieresti questo percorso? Assolutamente sì. Bene. Comunque quei giorni che ti bombardavo di messaggi me li ricordo sempre. Bello.
sinceramente sì, anche di notte, povero mio. Sempre, sempre, sempre. Sabato, domenica, notte, giorno. Quante volte studiavi a giorno, a settimana? Beh, contando che lavoravo, io studiavo nella mia pausa pranzo, che era da mezzogiorno alle 2, più o meno, quindi mi studiavo quell'oretta, poi io staccavo alle 6, lavoravo in palestra perché facevo l'istruttore in palestra, quindi io alle 6 staccavo al lavoro, andavo in palestra, lavoravo lì fino alle 8 e mezza, 9, venivo a casa, doccia, cenavo e dalle 10 a mezzanotte più o meno un altro paio d'ore ristudiavo. Fine settimana, sabato e domenica, facevo dalla mattina fino all'ora di pranzo e un paio d'ore il pomeriggio, perché poi sennò impazzivi, quindi comunque uscivo un po', uscivo, stavo con la ragazza, magari andavo da lei al mare nel periodo estivo, però insomma io, quando avevo delle ore libere studiavo sempre. E alla fine con, quanto ci abbiamo messo? 3-4 mesi? 6 mesi. 4 mesi. Ci ha messo 6 mesi. 6 mesi con l'esame, sì. Sì, me lo ricordo bene, insomma, io ti seguivo tutti i giorni, quindi me lo ricordo. Sì, ci sentivamo sempre. Tutti i giorni. Sì. Ora questo, vabbè, noi sì, lo sappiamo, ma chiaramente chi guarda questo video non lo saprà, ma credetemi, a Mirko gli mandavo messaggi, 1, 2, 3, 4, 5 messaggi al giorno, tutti. Sbagliava i termini, ti ricordi quanto era? Cazzo, sui termini. Sui termini. Che differenza c'è tra uno switch layer 3 e un router? mi ricordo sui termini, però i termini fanno la differenza, perché se dici un termine sbagliato o vuol dire un'altra cosa o non vuol dire niente. A proposito, ma in Italia te l'hanno fatta l'interview? O come funziona? Ti fanno l'interview tipo Inghilterra o... Sì, ma guarda, ci ho avuto una proposta anche... Anzi, due proposte la settimana passata. No, ma ti fanno l'interview tecniche? Tipo, anche, sì, ti fanno, vabbè, la prima, allora dipende se passi da dei recruiter, comunque aziende come, non lo so, quali, ti fanno la prima interview dove comunque ti chiedono che lavoro fai, quello che fai, la RAL, le solite informazioni, poi se sei idoneo passano al cliente tutte le informazioni, il cliente ti fa un primo colloquio conoscitivo, poi c'è un secondo colloquio conoscitivo tecnico, dove ti fanno tutta la parte tecnica, e al limite c'è il terzo colloquio con il cliente dove si parla anche di soldi, eccetera. Una cosa che differisce in Italia rispetto all'estero è che vogliono sapere, o comunque vogliono avere sempre, la busta paga, perché vogliono vedere la tua RAL e il tuo livello con l'inquadramento che hai, cosa che invece all'estero non c'è, e a me sinceramente mi sta un po' sul culo sta cosa, perché se te mi proponi un lavoro con un inquadramento quadro e 50.000 euro all'anno, io vengo per quello. Poi dopo se ero un primo livello metalmeccanico o... prendevo prima un'importanza, lo so. Cosa... Però purtroppo questa è una cosa che in Italia non c'è, vogliono sempre tutto quanto. Però non mi sembra neanche tanto giusta, no. Però d'altronde... Vabbè, gira così, d'altronde, però sì. Piano piano si scala. Piano piano poi forse cambierà. Molto bene, io ti ringrazio per questa video chat. Spero questa chiacchierata. Questa chiacchierata. Peraltro era tanto che non ti vedevo. Era un sacco, sì. Sì, perché l'ultima videochiamata ce la siamo fatta quando... Vedo che la CCNA comunque ti ha fatto ingrassare, perché quando sei venuto da me tu eri magrolino. Cavolo, facevo palestra, facevo 10 allenamenti a settimana. Eri magrolino. Gravolo. Facevo la mattina allenamento alle 6 con cardio e pomeriggio allenamento pesistico. Molto bene. Però sai, dopo con il lavoro fai l'informatico, la dura vita dell'informatico. E poi comunque si scala, perché si parte da tecnico, poi se vuoi rimanere tecnico, bene. Io sono arrivato a far manager in BMW Italia. Poi ho cambiato per motivi miei, ma... Quello è un bel affare, bravo. Io ci sono arrivato. Sono molto contento. La dura vita dell'informatico. Ma perché sì. Perché era a Gibilterra al bar. Perché tu eri a Gibilterra e facevi meeting in spiaggia e mi mandavi le foto con il costume e della birra. E io ero in ufficio e studiavo. È vero, che io ti mandavo le foto dei meeting in spiaggia a Gibilterra e ti dicevo, sto lavorando. Sì, maledetto. Sono contento della carriera che hai fatto e dei risultati che hai raggiunto, insomma, non è poco.
se ti impegni lo fai. Cioè io negli ultimi 5 anni, 6 quasi, con la CCNA ho cambiato proprio stile di vita, ho cambiato tipo di lavoro. Poi per carità l'incazzatura ce l'hai sempre, però cambia radicalmente. Cioè se ti certifichi cambia tutto. Cambia molto tutto. Molto sì. Sono molto... molto, molto, molto contento per te, molto. Lo so, grazie, ma è anche merito tuo, La certificazione era a metà, mezza mia e mezza tua. Quel 970 era diviso 2. Sì, sono dato un supporto, ma lo studio l'ha fatto te. Io... ho capito, ma senza lo studio, tutte le volte che studiavo non capivo e te mi dicevi... Io ho dato quello che cercavo di insegnarti. Oltre che la parte tecnica, era la parte per esempio, l'ho detto anche stamattina a un ragazzo, no? Non aggiungere, quando rispondi a una domanda, che ti fanno una domanda specifica, non aggiungere più di quello che riguarda la domanda, parla meno che puoi, così non sbagli. No? Sì, sui sì. Termini, per esempio, no? Io ricordo che ti stressavo tantissimo, ah, questo, ma sei sicuro? E te, no, non sono sicuro. Sì, però vedo però... che hai fatto un bel lavoro. Sono molto, molto contento. Bene, sì. Io ti ringrazio per questo video e...